Se anche tu come me possiedi un router Asus e vuoi utilizzare al meglio i programmi di peer-to-peer, oppure vuoi rendere disponibile un server web o un server FTP dal tuo computer, oppure ancora utilizzare SSH oppure remote desktop, hai bisogno di aprire le porte sul router. Ciao, sono Zane di turbola.it e nei prossimi minuti vedremo esattamente come aprire le porte sul router Asus e configurare il tutto al meglio. Se l'argomento ti interessa, seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Ok, questo voleva essere un video pratico, però prima di iniziare a vedere dove cliccare e che cosa fare, è necessaria una brevissima premessa generale. Per esempio, supponiamo che questa che stiamo guardando ora sia la tua rete di casa. Abbiamo quindi una serie di dispositivi collegati, magari possiamo avere un computer collegato alla TV in salotto, vari smartphone che stanno collegandosi tramite il wifi, un tablet e vari PC portatili, e tutti utilizzano internet tramite il nostro router Asus. Eccolo qua. Quindi questo è il nostro router Asus, consente l'accesso a tutti i nostri dispositivi da una parte e sull'altro lato invece è collegato alla DSL oppure alla fibra oppure quello che utilizzi per il collegamento ad internet e consente appunto di accedere a tutti i nostri servizi. Abbiamo però anche questo PC che magari è un po' speciale perché vi sono installate sopra vari tipi di applicazioni, ad esempio applicazioni di peer-to-peer come BitTorrent oppure Emule, oppure ancora potresti essere uno sviluppatore web, quindi potresti avere un server web oppure un server FTP, o ancora ti piace accedere anche al tuo computer da remoto tramite SSH oppure remote desktop. Bene, in questa situazione che cosa succede? Che tutti questi computer, compreso questo, scambiano dati attraversando il router, ovvero quando fanno una richiesta la fanno al router che inoltre questa richiesta verso internet, verso il sito internet o il servizio che vogliamo contattare. A questo punto i dati tornano indietro e vengono poi restituiti al programma che li ha richiesti. In generale questo sistema funziona bene, funziona automaticamente finché appunto sono i nostri programmi che iniziano la connessione. Ma cosa succede se è internet che vuole contattare uno dei nostri programmi? Ad esempio immaginiamo che qui ci sia un altro utente con il suo computer che vuole visitare il nostro sito web che stiamo erogando appunto tramite il nostro Apache. Quello che succede in una situazione standard senza alcuna configurazione è che l'utente contatta il nostro router, gli chiede se esiste un sito web che può visitare, ma il nostro router, siccome non ha nessun sito web in esecuzione, gli risponde direttamente che non c'è niente che può mostrargli. Quello che dobbiamo fare e quello che si intende appunto come aprire le porte è esattamente questa operazione, ovvero quando qualcuno contatta il nostro router su una determinata porta significa che sta provando a contattare un determinato programma e quindi dobbiamo configurare il nostro router per fare in modo che questa richiesta venga girata, venga inoltrata, si dice, al programma opportuno, ovvero il router contatterà il nostro computer e gli dirà: mostrami, contattami, mettimi in contatto con il programma che c'è in esecuzione su questa determinata porta, che se è un sito web ad esempio può essere Apache, se è una richiesta in FTP sarà probabilmente il nostro programma FTP, oppure se, come succede di consueto, è una richiesta di tipo peer-to-peer, l'utente remoto verrà messo in contatto appunto con il nostro client, potrà così scaricare da noi. Questo è importante e costituisce un'ottimizzazione perché consente ad esempio di togliere la benda ad Emule e quindi sfruttare il nostro programma di peer-to-peer con la massima velocità. Con BitTorrent chiaramente la situazione è analoga. Aprendo le porte caricheremo di più e quindi potremo anche scaricare più velocemente dai torrent ai quali siamo collegati. Bene, la premessa teorica è completata, cominciamo a smanettare per davvero. La prima cosa da fare chiaramente è collegarsi all'interfaccia di configurazione del nostro router. Il modo più facile per farlo è aprire questo indirizzo http://router.asus.com. Questo è un trucchetto che adotta il router per permetterci di accedere direttamente al suo pannello di controllo. Non appena accederemo a questa pagina ci verrà richiesto di eseguire login con le credenziali di amministratore. Ora, se hai utilizzato, hai mantenuto
ottenuto le credenziali standard del tuo router, chiaramente ti consiglio di cambiarle al più presto. Il nome utente di default è admin e la password è admin ed è riportata anche su un'etichettina sul retro del router per verificare. Se invece hai cambiato queste credenziali, chiaramente devi inserire le credenziali che hai scelto. Non appena entriamo nell'interfaccia del router, probabilmente tutto quanto sarà in inglese, impostiamo l'italiano cliccando appunto qui dal menu in alto a destra dove c'è scritto English e clicchiamo sul nostro italiano. Ora dobbiamo fare in modo che il PC sul quale c'è in esecuzione l'applicazione che vogliamo aprire verso internet ottenga sempre lo stesso indirizzo IP. Ci sono sostanzialmente due modi per ottenere questo risultato. Il primo modo, quello un po' più vecchio se vogliamo, è scrivere direttamente nella configurazione del computer l'indirizzo IP. Invece generalmente il modo più nuovo, più figo, più corretto di fare questa operazione è entrare nell'interfaccia del router e fare in modo che il router stesso assegni sempre al nostro computer lo stesso indirizzo IP. Se quindi nella tua rete hai configurato l'indirizzo IP nel vecchio modo direttamente dentro al sistema operativo, puoi mantenere tutto com'è adesso, segnati semplicemente quale indirizzo IP hai scelto per il tuo computer. Se invece vuoi fare le cose nel modo figo nuovo, metti tutto in automatico come configurazione IP del tuo PC e segui questo. Prossime istruzioni. Per prima cosa clicchiamo quindi qui nell'interfaccia del router sulla sezione LAN, scegliamo poi server DHCP come tab in alto e a questo punto scorriamo verso la metà della pagina. Troveremo questa sezione nella quale dobbiamo inserire queste informazioni, ovvero l'indirizzo MAC del PC. Se hai bisogno di recuperare l'indirizzo del MAC, ti rimando a questa guida che abbiamo pubblicato qualche tempo fa. Devi quindi scoprire questo indirizzo MAC e digitare quindi un indirizzo IP da assegnare sempre al computer che possiede questo indirizzo MAC. Ad esempio, io qui ho scelto 192.168.1.100, che probabilmente va benissimo per quello che stai facendo. Una volta che abbiamo completato questa configurazione, clicchiamo sul pulsante aggiungi e elimina per aggiungere il nuovo elemento nella lista. Ecco qui, arrivato a questo punto abbiamo la conferma che il nostro computer che abbiamo scelto con questo indirizzo MAC otterrà sempre questo indirizzo IP e possiamo quindi proseguire. Prima di farlo però il router Asus ci offre una piccola chicca che io trovo molto utile, ovvero cliccando direttamente sull'icona del computer che abbiamo appena aggiunto entriamo in questo pannellino nel quale possiamo scegliere un nome e anche modificare l'icona del computer. È una cosina molto interessante che io utilizzo moltissimo, come vedi anche dallo sfondo del mio router, perché ci permetterà poi in seguito di identificare molto facilmente i computer che sono sulla rete e capire esattamente quale computer ha ricevuto quale indirizzo con una determinata configurazione. Clicchiamo applica a questo punto ripetutamente e il gioco è fatto. A questo punto è di importanza cruciale fare due cose. La prima è cliccare sul pulsante rosso iscriviti che trovi sotto a questo video e sulla piccola campanella di fianco per essere avvisato non appena pubblico un nuovo video sul mondo della tecnologia. Subito dopo devi riavviare il PC. Mi raccomando, non essere pigro e saltare questi passaggi perché sono fondamentali per la corretta riuscita della procedura. Bene, ora veniamo alla seconda parte, dobbiamo materialmente aprire le porte per questo computer sul nostro router. Quindi dalla nostra interfaccia di configurazione clicchiamo sulla voce WAN, qui sulla sinistra sta per Wide Area Network, identifica la sezione che ci permette di configurare internet, e dalla scheda in alto scegliamo Virtual Server oppure Port Forwarding, che è la dizione corretta di apertura delle porte. Una volta che siamo entrati in questa scheda scendiamo fino in fondo e clicchiamo aggiungete un profilo. Si aprirà così questa schermata nella quale dobbiamo di nuovo inserire un po' di informazioni. Per prima cosa digitiamo il nome del servizio che stiamo per andare ad aprire sul router. In questo caso io ad esempio ho scelto Emule. Qua sotto come protocollo dobbiamo scegliere se la configurazione che stiamo per svolgere riguarda il protocollo TCP oppure quello UDP. Senza impazzire in questo dettaglio, scegli both oppure entrambe a seconda della versione del firmware del router che possiedi per aprire se le porte TCP UDP e semplificarti moltissimo la vita. Entriamo poi nel vivo, nella parte che ci interessa di più, ovvero qui porta esterna dobbiamo digitare il numero di porta che vogliamo aprire. Questa informazione generalmente la puoi recuperare direttamente dal programma che vuoi sbloccare. Quindi nella configurazione del tuo client BitTorrent oppure di Emule dovresti trovare nella sezione dedicata alle connessioni il numero di porta utilizzata dal programma. Quindi copiatelo e riportalo qui nel campo porta esterna. Lascia poi vuoto tutto il resto, l'unica cosa che ci interessa è compilare il campo IP interno e in questo caso dobbiamo scegliere l'indirizzo IP che abbiamo assegnato al nostro computer un attimo
attimo fa. Quindi in questo caso io ho riportato il 192.168.1.100 che avevo scelto per il mio computer sul quale c'è in esecuzione Emule. Ignoriamo tutto il resto, clicchiamo rapidamente su OK e abbiamo già terminato la configurazione. Ti faccio vedere rapidissimamente, questa era la configurazione di Emule, invece come ho configurato lo stesso inoltre delle porte, quindi un'altra regola, un altro profilo per consentire la connessione di desktop remoto che mi consente di utilizzare il mio PC anche quando sono fuori casa. Trovi la guida completa seguendo il link che ti ho proposto qua sopra. Ebbene, in questo caso la connessione iniziale di desktop remoto viaggia sulla porta TCP, questo lo sappiamo perché è sempre così, numero 3389. Quindi se configuri tutti in questo modo e qui sotto di nuovo metti il numero del tuo computer sul quale vuoi collegarti, ecco che potrai utilizzare il client desktop remoto da qualsiasi computer in giro per il mondo per collegarti direttamente al tuo computer nella tua casetta oppure nel tuo ufficio. Se stai configurando invece un server web oppure un server FTP oppure un server SSH, invece dovrai aprire altri numeri di porte. In particolare si tratta delle 80, 443, 21, 22 e 23. Trovi tutte le informazioni riguardanti i numeri di porta più comuni e più utilizzati nella lista che ti ho proposto qua sopra. A questo punto è davvero tutto pronto, non ci resta altro da fare se non verificare che l'operazione sia andata a buon fine utilizzando un servizio come ad esempio Shields Up, che ci permette di connetterci da remoto alle nostre porte. Quindi non dovrai fare altro che andare su Shields Up, cliccare su Proceed, inserire il numero di porta che vuoi testare e battere invio sulla tastiera per avviare la connessione. A questo punto, se tutto è configurato correttamente, dovresti ricevere da Shields Up il responso open per la porta che hai appena aperto. Bene, da zona di turbolab.it è tutto. Come al solito, se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace che trovi qua sotto, per me è sempre estremamente importante. Quindi grazie davvero in anticipo se troverai un secondo per farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video sul mondo della tecnologia, router, Windows, Linux, Bitcoin e tutto quello che orbita attorno al mondo tech, non dimenticare di cliccare sul pulsantone rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco, mi raccomando, non dimenticare la campanella. Al prossimo video, ciao!